La Coppa della Consuma è tra le pochissime gare ad aver raggiunto lo storico traguardo dei 100 anni, che di diritto colloca la cronoscalata fiorentina nel ristretto novero delle grandi classiche di tutti i tempi. La Toscana, si sa, è terra di motori e fin dall'inizio dell'era delle automobili, Firenze fu un centro molto attivo nella diffusione dell'interesse nei confronti del moderno mezzo meccanico. L'Automobile Club Firenze, il quarto per anzianità, dopo quelli di Milano, Torino e Padova, venne fondato il 3 febbraio del 1900 da un gruppo di ricchi nobili uomini fiorentini con la passione dei motori. L'entusiasmo che accompagnava in quell'inizio secolo il diffondersi dell'automobile portò ben presto al fiorire di tutta una serie di competizioni. A Firenze fu il cavalier Ugobaldo Tognetti, figura di spicco nel panorama automobilistico cittadino, a lanciare l'idea di una corsa a cronometro sul tortuoso percorso Pontassieve Passo della Consuma. Il progetto trovò favorevole accoglienza presso il consiglio del club automobilisti fiorentini, ma le cose purtroppo andarono un po' per le lunghe. La gara, programmata per il 1901, non si disputò per mancanza di iscrizioni. Ci volle ancora un anno perché i bolidi potessero davvero cimentarsi sulle curve della difficile strada che conduce fino ai 1000 metri della Consuma. All'organizzazione dell'evento contribuì anche la sezione di Firenze del Touring Club Italiano. La mattina del 15 giugno 1902, 13 automobili si allinearono alla partenza in località La Fortuna, appena dopo il ponte che separa Pontassieve da San Francesco. Il traguardo era collocato alla Castellaccia, poco prima del valico della Consuma. La competizione vide primeggiare alcuni assi quali Nazzari, Ascari, Lancia, Materassi, Biondetti e Nuvolari. La corsa subì una lunga interruzione dal 1905 al 1918, per poi tornare a correre il 26 ottobre del 1919. E il primo vincitore del dopoguerra fu proprio Antonio Ascari su Fiat, primo fra le oltre 5.000 cc alla tutt'altro che disprezzabile media di 70 km orari. L'ultima Coppa della Consuma storica si corse nel 1964, valida per la terza prova del campionato del mondo Marche di prima divisione, e si contarono ben 242 partenti. La cronoscalata toscana è ritornata a vivere alla fine degli anni Ottanta e dal 1990 di nuovo come vera e propria gara in salita. La 49esima edizione della Coppa della Consuma si è conclusa con Marco Naldini alla guida della Osella PA9, che va ad iscrivere il suo nome nell'albo d'oro della gara. 111 i piloti partenti in questa competizione, che segnava il rientro della manifestazione nelle gare in salita riservate alle auto storiche, con la validità per il campionato italiano montagna, trofeo italiano montagna, Coppa XAI montagna, challenge salita piloti auto storiche e gran premio vintage. 3 giorni vissuti tra la Val di Sieve e la Consuma, con le verifiche tecniche nella giornata di venerdì 25 e la mattinata di sabato 26, svoltesi a Pontassieve, e le prove ufficiali e la gara svoltasi sulla SP70 con partenza dalla località Palaie e arrivo alla Consuma sul classico tracciato di 12 km e 230 metri che con un dislivello di 803 metri porta i concorrenti ad affrontare un impegnativo percorso che ha visto sia nelle prove che nella gara una presenza notevolissima di pubblico che ha voluto essere presente a questo appuntamento dopo un anno di sosta. La vittoria nei vari raggruppamenti è andata nel primo, quello riservato alle auto costruite entro il 1969, a David Baldi, alla guida di una Lotus 23B, seguito da Franco Betti su una BMW 2002 T e da Sandro Zucchi su una Muccini Sport. Nelle auto sino al 1975, che costituiscono il secondo raggruppamento, il gradino più alto del podio è andato ad Alessandro Maraldi su una Porsche 914-6, mentre sul secondo gradino è salito Giartuas al volante della Porsche 911, seguito da Vittorio Maria Mandelli sulla Porsche 911 SC.
Il terzo raggruppamento vede Marco Naldini al primo posto, seguito da Armando Mangini su una Bogani SN e da Giuliano Peroni su AMS 176. Nel gruppo delle Classic ha prevalso Roberto Brenti su Renault 5 GT Turbo, seguito da Franco Menichelli su BMW M3 e da Giuseppe Zoccali alla guida di una Peugeot 205 GTI. Una gara svoltasi sotto il sole in uno scenario veramente affascinante per la bellezza del territorio, in un percorso tra vigneti, bosco e abetaie che vede il suo intero svolgimento nel comune di Pelago, comune che insieme al comune di Pontassieve ha contribuito con volontà e passione alla continuazione della Coppa della Consuma e la Chianti Cup Racing si augura di poter ripetere il successo di questa edizione nel 2013 che rappresenterà le nozze d'argento con la 50ª edizione della Coppa della Consuma.